Tu hai scritto che stiamo assistendo a un mix di delirio puro e tragicomico spinto. Perché? Ah beh, perché è cambiato tutto in una settimana. Io vi invidio se già avete capito il nuovo scenario, ma non lo dico in termini critici. Io ho profonda stima di Draghi. Appartengo alla maggioranza degli italiani che spera che Draghi faccia bene. La sua figura è inattaccabile e incontestabile. Però, ragazzi, un po' di memoria. Una settimana fa ci siamo visti su questo studio, stavamo parlando di Fico, che il giorno dopo avrebbe detto se c'era o meno la maggioranza. 7 giorni dopo è come se un regista di una serie televisiva avesse preso il mazzo di carte della trama e l'avesse cambiato repentinamente. E adesso diventa normale, accettabile e addirittura naturale che fra Togliani governi con Salvini, Che che sarebbe Zingaretti Leo. governi con Salvini, che sarebbe Leo, che Zingaretti governi con Salvini, che Berlusconi governi con i 5 Stelle, Grillo folgorato da una telefonata di Draghi, la Raggi folgorata improvvisamente da Draghi. Cioè è un po' troppo. Salvini che dice tutto sommato non ho problemi a governare con la sinistra, anzi proporrò a Draghi il modello Lombardia per uscire dalla crisi. Auguri, perché se gli propone il modello Lombardia noi ci impantaniamo per sempre. Cioè, intendo dire che al momento io non ci ho capito sostanzialmente nulla. Invidio tanto quelli che dicono Draghi è il male, quanto però anche quelli che dicono che Draghi è il salvatore della patria e ha già risolto tutto. Perché se noi entriamo nella modalità unità nazionale, salvezza nazionale, io ci sto e mi fido di Draghi, e mi fido di Zingaretti, mi fido di Bersani, di Di Maio, di Calenda e della Bonino, ma non ci credo che Berlusconi da un giorno all'altro improvvisamente diventa colui che ha a cuore il senso dello Stato. Non ci credo che Salvini diventi europeista da un momento all'altro. Quindi credo che alcuni appoggeranno Draghi per salvare il paese e altri, Berlusconi in primis, ma pure Salvini e forse pure Renzi, staranno dentro questo governo perché ci sarà da spendere 210 miliardi e questo un po' mi preoccupa. Quando martedì sera, dopo il fallimento dell'esplorazione di Fico, Vito Crimi ha fatto il post dicendo noi non ci stiamo nel governo Draghi, sembrava già fatto, acclarato, è finita. Ale. E attenzione, voi lo sapete meglio di me, Draghi ha sempre detto nelle consultazioni, lo ha detto a Conte, lo ha detto ai 5 Stelle, se voi non ci state, io mi defilo. Io pondero addirittura e ipotizzo anche lo scenario del rimetto il mandato. Perché? Perché posso anche avere i numeri. Ma se non ci sta il Movimento 5 Stelle, io sono ostaggio di Salvini, perché a quel punto mi ci sta il PD, mi ci sta il centro, ma mi ci sta soltanto Salvini. Quando Salvini si alza male la mattina, dove vado io Draghi? Quindi Draghi ha bisogno del Movimento 5 Stelle. È un discorso numerico, ma anche oserei dire ideologico. Si vota mercoledì e giovedì, e anche questo è abbastanza bizzarro, perché si vota nella piattaforma Rousseau il giorno dopo la consultazione del Movimento 5 Stelle. Quindi, nello scenario tragicomico a cui alludevo prima, c'è anche questo, ovvero domani il Movimento 5 Stelle va a parlare con Draghi, ma se mercoledì e giovedì la cosiddetta base, i 119.000 che possono votare nella piattaforma Rousseau, dicono no, per chi ha parlato Crimi? A nome di chi ha parlato Di Maio e Grillo, eccetera, eccetera? Ulteriore follia. Previsione, dipende intanto cosa ci sarà scritto nel quesito, dipende come lo lanci il quesito, dipende come si domanda e cosa. Si entra dentro il governo, lo si appoggia e basta? Non lo so dire, non lo posso dire. Io credo che al momento il sì sia largamente favorito, perché Grillo ha dettato la linea, perché Conte, che è stato quello trombato dall'operazione Renzi, è diventato quello più convinto dal governo Draghi, e quindi chi lo voleva disarcionare paradossalmente lo ha reso il leader della coalizione di centrosinistra, perché anche Zingaretti l'ha appoggiato. Quindi mi verrebbe da dirti che vincerà il sì. È ovvio che se vince il no è un disastro per Draghi e forse anche per il paese, perché se vince il no, a quel punto il Movimento 5 Stelle non ci sta, si sfila in qualche modo e si frantuma un po' l'alleanza con il Partito Democratico, c'è una spaccatura dentro il Movimento 5 Stelle, ma Draghi parte un po' a handicap. Credo che la speranza recondita di Draghi, ma anche del centro-sinistra, sia quella del cosiddetto governo Ursula. Cioè, stiamo attenti a una frase di Zingaretti e di Conte che hanno detto a Draghi: attento Draghi, non è detto che una maggioranza iperlarga sia più forte. Che vuol dire questo? Vuol dire se noi riusciamo a tenere fuori Salvini, probabilmente possiamo fare un po' più di cose. E secondo me questa è la speranza, tanto di Zingaretti, quanto di Di Maio, quanto di Draghi.